Buonasera a tutte, cioè sera per me è sera perché lo sto registrando di sera, però non so quando, non è importante. Allora, oggi sono andata a fare un po' di shopping, sta crollando tutto, sono andata a fare un po' di shopping perché è l'ultima settimana dei saldi e quindi ne ho approfittato e domenica ho detto vado a farmi un giro alla Fiumara e non c'era chissà cosa, però qualcosina ho trovato e volevo farvela vedere. E quindi questi sono i sacchetti. E sono andata da Kiko, Piazza Italia, Bershka, Tally Way e scarpe. Allora cominciamo dai trucchi. Aspettate. Cominciamo da Kiko. Da Kiko ho comprato avevo perso un pezzo. Allora, ho preso questa matita per le labbra, questo colore qua. Oh, non metto a fuoco, brutta stronza. Vabbè, è una specie di marrone bordeaux. Che è questo colore qua. Ora l'ho ucciso. Metti a fuoco. Perché non me lo metto a fuoco? Vabbè, sto colore qua. Ve lo faccio vedere qua. Ecco. Una specie di bordeaux marrone. Cavolo, le incartano, cioè come pensano che la gente riesca ad aprirle, ma vabbè. E poi ho preso il semplice eyeliner. Ora mi uccido per avere i trucchi. Escilo! Ecco. Eyeliner nero della Kiko. Quello semplice. Ora non c'ho lo scontrino, non so dove l'ho messo. Però tipo costava pochissimo, tipo la matita era in offerta, tipo costava 1,89 euro. Quanto tipo ho detto, vabbè. E l'eyeliner anche non costava tanto. Poi, sempre in tema trucchi, da scarpe, questa volta lo scontrino, ho preso questo fondotinta in mousse, che non ho mai provato, della Catrice Cosmetics. Io mi trovavo bene con quello della Essence, che oggi non sono riuscita a trovare, era finito da tutte le parti, quindi proviamo questo. Stitch non rompere. C'è il gatto che vuole graffiare la porta. È il numero 030. E poi ho preso questo rossetto. Sempre. Ma porca zozzolina! Wow. Sempre da piazza, da scarpe. Così. Non lo faccio vedere. È quello sotto, questo. No. Ok. Che poi proverò prima. E poi i trucchi sono finiti. Poi ho preso questi orecchini qua, sempre da scarpe, che mi ispiravano di brutto. Mi gasava la cosa che... E basta, scarpe è finito qua. E gli orecchini li ho pagati 4 euro, 4 euro, il rossetto 5,69, no, la mousse qua 5,69 e il rossetto 4,59, anche questo tutto in saldo. Bene, poi da Bershka ho preso una maglietta
mi volano gli scontrini. Che sarebbe fatto così, ora vediamo che cavolito capite da lì, però vabbè. Ecco. Allora, di quelle che va largo, no? Però sotto invece che essere dritta c'è questa cosa che fa così. Tanto poi la vedrete in qualche foto su Instagram, così. Davanti c'è scritto questo. E questo? Andiamo. Avviciniamoci. L'ho pagata 9,99 anziché 19,99. Ah, questo lo metti a fuoco, ha rotto in culo. E questo è preso da Bershka. Non c'era tantissimo anche da Bershka, non so. Magari perché stanno finendo i saldi e quindi. Poi, Piazza Italia. Qui ho speso 29,94 e ho preso due maglioncini. Allora, ho preso questo qua bianco. C'è semplice, però mi piaceva che c'aveva questa cosa. Così invece di metterci, cioè capito, io metto il maglioncino bianco semplice, poi non ci devo stare a mettere collane, no, cioè c'è questo. Questo c'era al 50% e anziché 19,95 l'ho pagato 9,97. No. Non ha senso. Boh. Vabbè, non è importante. Mi sa cosa voglio nascondere. E poi ho preso questa, sempre da Piazza Italia. Ora si smergono tutti i maglioni. Ok, simile a quello di prima, però grigio e c'ha tutti questi fru fru sulla manica. Anzi, questo veniva 39,95 e l'ho pagato 19,97. Ora si torna, i conti tornano. Ok, questo qua l'ho preso più largo, questo qua è una L, mi stava enorme, però mi piace di più così, fa tipo maglione largo, tipo così, no? E poi per ultimo da Tally Way. Allora, come vestiario ho preso solo questo crop top, però fatto a maglioncino rosa. Infatti mi arriva qua, mi arriva sopra il fianco, ok? C'è la schiena a pezzi con questi tre bottoncini qua e niente. E questo l'ho pagato, costava 19,99 e l'ho pagato 13,99. E poi insieme a questo maglioncino da Tally Way ho preso queste due, figuratevi se non c'erano le cover. Allora, queste due cover, la prima, questa con i dinosauri, che era troppo carina, era troppo tenera, che costava 6,99 e io ho pagato 3,49. E poi questa, cioè, guardate che cosa non è, con questa palla pelosa qui, l'ho pagata 5,49 e veniva 10,99, 6,50%. Cioè, guardate, dimmi che cosa non è. Troppo carina, troppo carina. Ok, finiti, sì. Allora, e questi erano tutti i miei acquisti di oggi. Ho detto che non erano tantissimi, però merita. E niente, allora, ora andrò a provare i rossetti. Faccio sapere poi come va. Ci vediamo nel prossimo video, che dovrebbe essere il What's in My iPhone. Io ve lo giuro, sto cercando di farlo, che devo registrarlo col telefono di mia sorella, perché devo registrare il mio telefono, però poi non mi invia il video sul mio perché è troppo lungo e non posso caricarlo col suo perché non mi modifica la definizione. Tutto un macello. Io poi sto bellino di What's in My iPhone arriverà, ve lo giuro. Ora vi saluto a tutte, grazie per seguirmi. Se volete iscrivetevi, mettete un mi piace. Tipo faccio un video la settimana sicuro. Metto un video la settimana sicuro, se riesco a mettere anche di più meglio. Quello che ho fatto con la scuola e la maturità non ho tempo. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!